Ah, questa lezione è una noia. A pagina 30 troverete... Aspetta. Ehi? Ah? Spuntino? A me va bene, sto morendo di fame. Anch'io. Oh sì. Nel capitolo... Scusate? Cosa fate mangiate? Ehi? Non penso proprio. Buttate via quella roba. Oh, cavolo. Che spreco. Non ho fatto neanche in tempo ad assaggiare. Odio questo posto. Già. Ben vista. Ma io seguo regole diverse. Del resto le faccio io. Perfetto. Comunque, tutti al lavoro. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Mi raccomando, prestate attenzione. Oh, certo. Oddio, Justin mi sta guardando. Molto bene, è il mio momento. Deve essere perfetto. Facci piano con la lacca. Così va molto meglio. Comincia lo spettacolo. Mi hai portato dei fiori. Sono bellissimi. Devo avere l'alito al profumo di menta. Mua. Oh, che romantico. Sbaglio, qui la temperatura sta salendo. L'amore tra ragazzi. Stavo proprio aspettando questo momento. Che ne dite di un po' di luce di candela? L'ho creato proprio per voi. Il nostro primo appuntamento. Serve un'illuminazione d'atmosfera. Permetti? Che succede? Farei meglio a indagare. Smettetela, secchioni! Ma che cosa vi è venuto in mente? E tu? Da qui! Odio la musica romantica. Queste potrebbero incendiare la scuola, spegniamole. Fareste meglio a farvi perdonare. Dov'è il mio cibo? Sembra accettabile. Maestro musica? Ci proverò. Ah, le mie orecchie, che strazio! Così sì che è molto meglio. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Ah? È già mattina? Oh, ho dormito come un sasso. Farò tardi! Per ottenere la X... Salve, ciao prof! La lezione è cominciata 20 minuti fa, sei in ritardo! È inaccettabile! Non ci sono scuse, deve per forza sputare? Non ci penso nemmeno, non permetterò che accada. Usiamo l'invisibilità. Ah, auguratemi buona fortuna. Non fate caso a me, sto solo passando. Pazzesco! È Molly? Cosa fa? Shh, non fiatate! Devo arrivare al mio posto. Smettetela di guardarmi, ragazzi! Vediamo. Aspetta. Molly? Molly, sei qui? Che strano. Non salta mai la scuola. Salve. E salve, sono qui. Volevo risolvere il problema. Buongiorno. Oh, vada per il saluto col pugno. Bello. E per te? Fianco a fianco. Fantastico. Hazel? Su in alto. Benvenuta. Un abbraccio, per favore. Oh, vieni qui. Adoro i miei ragazzi. Che stai aspettando? Per favore, non le caramelle, non le caramelle. Oh, cavolo. L'avevo appena comprato. Ora va a sederti. Forza. Tu, gira. Ok, qui. Che agitazione. Non mi piace per niente. Buongiorno. Sì, lo sarà. Vediamo. Beh, sembra che quel ventaglio sia mio ora. Cosa? Oh, e va bene. Grazie, mi piace molto. Vai. Ah, sono un uomo fortunato. Puoi sventolare più veloce, per favore? Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video.
Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Credo che possiamo cominciare. È l'ora del compito. E l'ho reso difficilissimo. Affronteremo anche questa. Io finirò di correggere. Non ci vorrà molto. Tanto metterò F a tutti. Non le guardo neanche le risposte. Un attimo, qualcosa non va. La penna non scrive più. Che nervi. Aspetta. Finora tutto bene. La secchiona ha la penna? Aspetta, questa la so. Ci sono. Ma dov'è la mia penna? Intendi la mia penna? Ferma, ladra di penne! Che vuoi? Come dovrei scrivere? Non lo so. Mi ha rubato la penna, cattiva! Non fare la poppante. Correggo subito il tuo compito. Ecco qui. Sta scherzando! Che cosa vuoi? Ma perché fa così? Oh, va bene. Che cosa ha fatto? Una B più, lo accetto. Levati di torno. Ok. Odio questo lavoro. I bambini sono tremendi. Pronti per il compito? Potete cominciare senza imbrogliare. Bene, ecco qui. Devo solo prendere una cosa. Cosa? Dov'è finita? Aspetta. Non capisco. Wow, che figata! Ma lei dov'è? Io non c'entro. Forse ho le allucinazioni. Taci e mettiti al lavoro. Oh, andiamo, non è giusto. Sapevo che l'avrei spuntata. Promette bene. Che stai guardando? Non è ovvio. Guarda, festa scolastica ed è alle 6:30. Che ore sono? È tra 20 minuti. Dobbiamo prepararci. Non possiamo perdere tempo. Come sto? No, un brufolo enorme. Deve sparire. So cosa fare. Questo mi salverà. Addio, brufolo. Lo terrò premuto contro il brufolo e farà il suo dovere. Ora aspetto. Ah, ma che devo fare? Oh, cos'è quello? Un distruttore di brufoli. Wow, voglio provarlo. Non se ne parla. Pazienza, non lo volevo comunque. Aspetta, ho un'idea. Chissà. Vale la pena provare. Userò una matita per unire i brufoli. Il righello manterrà le linee dritte. Ora colorerò i brufoli. Verrà benissimo. Aggiungo alcuni ritocchi finali. È favoloso. Pronta per la festa. Arrivo! Sono emozionata! Adoro questa canzone! Guarda che mosse! Sono così stanca. Dunque vedete, è piuttosto facile. Eh sì? No, sono sveglia! Fai attenzione! Ah, non si dorme in classe. Forse mi riposerò un po' gli occhi. Stai bene? Che giornata! Voglio solo dormire. Sul serio? So cosa fare. Hai bisogno di un bel cuscino. E questo qui è perfetto, l'ho modificato. Te lo devo infilare. Ecco, molto meglio. Sogni d'oro! Così comoda. Oh, stavo per scordarmi, devo finire il tuo compito in classe. Ci metterò un attimo. Sarò molto contenta. È il minimo che posso fare. È fatto. È ora di andare. Oh, sta dormendo come una bimba. Tutto questo sarà nel test. Ho così tanto sonno. Non riesco a concentrarmi. Ehi, sto parlando. Stai ascoltando? Certo, come no. Oh no, non credo proprio. Ora le faccio vedere io. È ora di divertirsi. Troppe scelte. Oh, questa mi piace. Ci ho ripensato. Cos'altro ho? Ah, questa non mi delude mai. Ma ripensarci non va bene. No. No. Ah, questo è perfetto. Non mi hai delusa.
Dorme come una bimba, ma non per molto. Svegliati! Cosa? Cosa lo prende? È stato troppo divertente, adesso concentrati. Ok, ok, si rilassi. Chi sa rispondere? Qualcuno? Io! Eh sì, vieni qui. Yes! Che emozione! Eccoti. Aspetta un attimo, sono così confusa. Un piccolo aiuto. Puoi farcela? Proverò. Pensavo fosse più difficile. Ok. Ti manca una A. Continua. Davvero, non ci avevo pensato, ma va bene. E adesso? Wow, bel tentativo. Ma non è del tutto corretto. Ti aiuto io. Per prima cosa devo cancellare gli errori. Ma cosa fa? Mi sono impegnata così tanto. Ora va meglio. Prova di nuovo. Devi scrivere la parola M. Proprio così. Vedi, non è stato così difficile. Ti meriti una ricompensa. Che bella sorpresa. Quante scelte. Sbrigati. Ecco. Chissà cosa ci sarà. Wow, c'è una caramella. Aspetta, ma così poco. Ne voglio ancora. Beh, allora va bene. Puoi avere anche questa. Te lo sei meritata. Wow, Nana! Che tipa. Ottimo lavoro, Essie. Chi è il prossimo? Io! Wow, quanto entusiasmo. Ok, Sunny. Dai che è facile. Chi sa rispondere? Chi sarà la prima vittima? Posso esserlo io? Anche io! Sunny, tocca a te! Auguratemi buona fortuna, ne avrò bisogno. Prendi il gesso. Ok, posso farcela. Cosa? Sul serio? Mi hai ingannata! Puoi iniziare. Ma... mi devo sbrigare. Fino ad ora tutto bene. Ma guardala, sta fremendo. Andiamo, forza! Il tempo scorre, Sunny. Ho quasi finito. Fallirai. Il tuo tempo è scaduto. Fermati! Solo un altro secondo, la prego. No, hai fallito. Stai ferma. No! Odio questa classe. Voglio mia mamma. Chi è il prossimo? Vieni qui. Quindi l'autore costruisce il proprio mondo. Mi brontola lo stomaco, mi serve uno spuntino. Cos'era quel rumore? Perché non mangi qualcosa? Grazie, prof, non vedevo l'ora. Continuiamo. Scusate l'interruzione. Senti anche tu quell'odore? Aspetta qui. No, non lo faccia. Vietato portare cibo. Conosci le regole. Questo lo prendo io e me lo mangerò. Delizioso. Ottimo. Beh, ci vediamo. Mi è rimasto solo un pezzo di lattuga. Meglio di niente. Ehi, vieni qui. Sì, cosa c'è? Ho qualcosa per te. È quello che penso. Tutti gli spuntini confiscati. Ho come l'impressione che ti piaceranno. Wow, mi faccia vedere, grazie. Sembra delizioso. Oh, wow, è meglio di quanto pensassi. Sento qualcuno che mastica. È solo una calcolatrice, la matematica è difficile. Mi sono sbagliata. Buongiorno, classe. Spero siate pronti per la lezione. Mettiamoci al lavoro. Meglio iniziare a prendere appunti. Meglio stare attenti. Ed è così che si risolve l'equazione, ragazzi. Cosa? Ho chiuso gli occhi solo un attimo. Come fa a scrivere così veloce? Dobbiamo sbrigarci. Molto bene, vedo che avete capito. Ora cancello. No, aspetti! Prima facciamo una foto. Perfetto, mi raccomando, fate i compiti seguendo l'equazione. La lezione è terminata. Non ho capito nulla. Buongiorno, ragazzi. Parleremo di storia antica. Bene. Fatemi arrivare alla cattedra.
Altro che antico. Non impareremo nulla a questo ritmo. È bloccato? Ehi, prof? Devo ricordarmi di innaffiare le azalee. Eh? Dove sono? Ah, sì, in aula. Ok, dov'ero rimasto? Ah, sì, insegnavo la storia a voi studenti. Storia antica, se ricordo bene. Finalmente, almeno inizieremo a studiare qualcosa. Leggerò dal capitolo 7. Prof? Oh no, 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 è morto! Ci serve aiuto! Ok, dov'ero rimasto? Oh, meno male, è vivo. Sono felice che stia bene. Nei tempi antichi... Oh, ok. Sembra che sia tutto per oggi. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Devo correggere questi compiti. Sì, questo è perfetto, ottimo lavoro. Merita una A più. Il prossimo? Wow! Ma che roba è? È un disonore. Mi sento bene. Cos'è successo? Una D? Ma no, non è giusto. Posso rimediare, sì. Basta un po' di creatività. Ah? È già mattina? Oh, ho dormito come un sasso. Farò tardi! Per ottenere la X... Salve, ciao prof! La lezione è cominciata 20 minuti fa, sei in ritardo! È inaccettabile! Non ci sono scuse. Deve per forza sputare? Non ci penso nemmeno. Non permetterò che accada. Usiamo l'invisibilità. Ah, auguratemi buona fortuna. Non fate caso a me, sto solo passando. Pazzesco! È Molly? Cosa fa? Non fiatate! Devo arrivare al mio posto. Smettetela di guardarmi, ragazzi. Vediamo. Aspetta. Molly? Molly, sei qui? Che strano. Non salta mai la scuola. Salve. Oh! Salve, sono qui. Volevo risolvere il problema. Buongiorno. Oh, vada per il saluto col pugno. Bello! E per te? Fianco a fianco! Fantastico! Hazel? Su in alto! Benvenuta! Un abbraccio, per favore! Oh, vieni qui! Adoro i miei ragazzi! Che stai aspettando? Per favore, non le caramelle, non le caramelle! Oh, cavolo! L'avevo appena comprato! Ora va a sederti! Forza! Tu, gira! Ok, qui... Che agitazione! Non mi piace per niente! Buongiorno! Sì, lo sarà! Vediamo! Beh... Sembra che quel ventaglio sia mio ora! Cosa? Oh, va bene! Grazie, mi piace molto! Vai! Ah, sono un uomo fortunato. Puoi sventolare più veloce, per favore? La lezione è finita, che nessuno faccia il furbo. Oh, giusto. Niente snack. Vedremo se è così. Una cheerleader deve avere i suoi pom-pom. Una nuova routine? Sì, forza, team! Guarda che scarpe! Su, non fare tardi. O saltare i pasti? Ehi, a dopo. Ok, faccio un salto al mio armadietto. Perché questa chiave non funziona? Cos'è quello?
sta succedendo qualcosa di strano. No, no, no. Non mi piace. Ah, sta venendo a prendermi. C'è un mostro di scatole nel corridoio. Sono troppo giovane per morire. Beh, è stato facile. Conoscere la storia mondiale è fondamentale. Questo meme è incredibile. Devo inoltrarlo. Qualcuno non presta attenzione? Non lo permetterò. Zoe, dammi il telefono. Conosci le regole? Niente telefono in classe. Comunque, dicevo... Aspetta, cosa? Ma gliel'ho appena preso. Ho detto niente telefoni. Ok, no, non è possibile. Zoe, adesso basta. Verrai punita per aver infranto le regole. Il mio telefono! Il piano ha funzionato. Prima ho tracciato i bordi e ritagliato la forma. Poi ho usato la colla a caldo. Bisogna fare in modo che le forbici siano ben attaccate. Ovviamente ho aggiunto finte crepe per renderlo realistico. Ecco il telefono, Zoe. Così impari. Magari ora presterai attenzione. Il mio povero telefono! Ehi! Un attimo! C'è qualcosa di strano! È finto! Mi ha preso in giro! È davvero un bello scherzo! Fermati subito! Consegnali! Di che sta parlando? Apri la bocca! Ok! Come pensavo, questo lo prendo io e non si copia. Non so come sia finito lì. Su, entra in classe. Avanti la prossima. Non ho niente. È dietro il tuo orecchio? Come ha fatto a vederlo? Ok, ecco a lei. Non riuscirete a ingannarmi. Sono troppo brava nel mio lavoro. Odio chi copia. Ok, classe, che succede qui? Smettetela di parlare subito e andate fuori! Veloce, scappiamo via! Vai, 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 vai! E tu? Oh no! Comincia la verifica! Andiamocene, volentieri! Ragazzi, dove andate? Che strano! È meglio che controlli che succede. È tutto a posto? Questo test è particolarmente difficile. In bocca al lupo! Andrò malissimo. Forse posso evitarlo? Sì. Scusa il disturbo, mi serve il tuo aiuto. Sei un po' troppo vicina. Ma che sta facendo? Potresti spostarti? Aspetta, sono le risposte. Incredibile, così prenderò A. Grazie per il consiglio. Beh, meglio che vada. Oh. Il tempo è finito. Finito! Pronta per un'insufficienza, vediamo. Ma come ci sei riuscita? Sono sorpresa. È una cosa buona? A più! Hai solo avuto fortuna. Ciao ragazzi! Sapete cos'è questo? Ah, di nuovo voi. Eccovi la lezione. È orribile! Non dirmi cosa fare! Oh, davvero? Sì, ho aspettato tutta la settimana per questo! Dai, giochiamo! Ragazze, basta chiacchiere! Volete giocare, eh? Beh, sì! E invece no, metterete questi! È mocciolo quello! Che schifo! Non così in fretta, ora sedetevi e svuotate quei nasi. Ok.
Questa cosa è troppo schifosa. Penso che il mio sia malato. Sì, il mio ha sicuramente la sinusite. Beh, è tutto appiccicaticcio. Ah, vedeste le vostre facce. E comunque torniamo a giocare. Ci sarà da ridere? Ah? Ah, davvero? Prendi questo. Ehi, è così che si fa. No, prendi questo. Stanno ridendo? Aspetta, ho un'idea. Questo dovrebbe attirare la loro attenzione. E voilà, questo sarà divertente. Volete giocare? Ecco qui. Ok, fantastico. È fantastico, sì. Arriva a tutta velocità. Ah, ce l'ho fatta. Tutti seduti. È il giorno del test. Oh oh. Non ho studiato per niente. Perché quelle facce lunghe? Questo sarà divertente. Wow, guarda. Voglio giocare. Vediamo. Facciamo Molly. Io? Va bene. Ce la puoi fare. Su, prova. Ok. Oh, cavolo. Penso che finirà sul no. 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 Molto bene, Molly. Vai, ragazza. Niente test oggi. È stato deciso, gente. Il test è annullato ufficialmente. Suona bene? Sì! È il miglior giorno di sempre. Woo! Questo test è così difficile. Il mio cuore sta battendo come un matto. Mi serve una gomma. Niente dolci, ricordi? Oh, cavolo. Non possiamo mangiare niente qui dentro. Ehi, Hazel ha tutte le risposte. Sì, alla 5. Ottimo. Guarda il tuo foglio. Imbrogliona. Mi dispiace, ok? Andrai in castigo. Conosci la strada? No, qualsiasi cosa, ma questo no. Un altro giorno, un'altra equazione di algebra. Ma chi ha studiato? Questa ragazza. Ci sono quasi. Ma è difficile pensare, ho troppa fame. Magari posso mangiare qualcosa al volo. Oh sì, non se ne accorgerà nessuno. Salute. Che buono. Oh? Ehi, che stai facendo? Ok, scusi. Caspita. Nessun rispetto. Un video di un gatto? È davvero cattiva. Ho solo bisogno di un paio di bocconi, altrimenti non riesco a concentrarmi. Oh no, fa troppo rumore. È il rumore di un involucro, quello? Jasmine? Ok, cavolo. Ho detto niente. Oh, devo rispondere. Fate i bravi. Sì, certo. È incredibile. Certo, sono una strega malvagia. Aspetta. Il mio telefono, ma certo. La risposta è proprio davanti a me. Si mangia. E tutto inizia con una piccola O. E ovviamente della glassa. Sembra una minuscola ciambella, vero? E che cos'è una ciambella senza zuccherini? Non è carinissima? L'adoro! Ed è solo una di tante. Usiamo dello sciroppo per attaccarla alla custodia. Chi non vorrebbe una di queste? Nessuno sospetterebbe che siano commestibili. È proprio questo il bello. Ultima fila. È il mio capolavoro. Senza dubbio il più gustoso. Bene, testiamola. Eccomi, scusate. Va tutto bene qui? Oh, più che bene. Evviva! Che bontà. Nessuno sta mangiando, vero? Bene. Continui pure a scrollare, prof. Ah? È già mattina? Oh, ho dormito come un sasso. Farò tardi!
per ottenere la X. Salve, ciao prof. La lezione è cominciata 20 minuti fa, sei in ritardo. È inaccettabile. Non ci sono scuse, deve per forza sputare? Non ci penso nemmeno, non permetterò che accada. Usiamo l'invisibilità. Ah, auguratemi buona fortuna. Non fate caso a me, sto solo passando. Pazzesco, è Molly. Cosa fa? Shh, non fiatate, devo arrivare al mio posto. Smettetela di guardarmi, ragazzi. Vediamo, aspetta. Molly, Molly, sei qui? Che strano. Non salta mai la scuola. Salve. Oh! Salve, sono qui. Volevo risolvere il problema. Buongiorno. Oh, vada per il saluto col pugno. Bello. E per te? Fianco a fianco. Fantastico. Hazel? Su in alto. Benvenuta. Un abbraccio, per favore. Oh, vieni qui. Adoro i miei ragazzi. Che stai aspettando? Per favore, non le caramelle, non le caramelle. Oh, cavolo. L'avevo appena comprato. Ora va a sederti. Forza. Tu, gira. Ok, qui. Che agitazione. Non mi piace per niente. Buongiorno. Sì, lo sarà. Vediamo. Beh, sembra che quel ventaglio sia mio ora. Cosa? Oh, e va bene. Grazie, mi piace molto. Vai. Ah, sono un uomo fortunato. Puoi sventolare più veloce, per favore? Ah, adoro l'arte o la possibilità di essere creativo. Fammi pensare. Sta venendo bene. Vi tengo d'occhio. Ho finito. Anch'io. Che ne pensi? Guarda questo. Eh? Non sono niente male. Devo agire. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, mi sono impegnata moltissimo. Questa è la mia occasione. Migliorerò questo disegno. Perfetto. Ehi, hai sentito qualcosa? Non sarà niente. Ora ci divertiamo. È un capolavoro. E il mio lavoro è finito. Il crimine è perfetto. Forza, consegnate i lavori. Certo. A lei. Dovrebbero essere esposti al museo. Sicuri? Guardate bene. Questa la chiamate arte? È una vergogna. Posso solo fare una cosa. Ecco una bella F. Che bella sensazione. E adesso? Oh, ma certo, mi sembra giusto. Ho finito di correggere, ecco a voi. Ah? Che cosa? Ma cos'è successo? Ah? La lezione è finita. Non ci posso credere. Dai, andiamocene. Non capisco, ma com'è successo? Bene, ragazzi, cominciamo. Perché queste facce tristi? Un disastro artistico. Raccontatemi che è successo. Guardi qui, abbiamo preso un brutto voto. Ci penserò io. Fidatevi di me. So cosa fare. Ho bisogno del mio chewing gum. Guardate bene, lo premerò sul voto e... poi la staccherò. Sembra una magia. Questa non ci servirà più e rivaluterò il compito. Per me è bellissimo, merita una A+. Ottimo lavoro, questo si trasformerà in un 8. Proprio così. Anche tu hai fatto un lavoro eccellente, sono orgogliosa. Te lo sei meritata. Wow, grazie! Lei è la migliore, prof! Beh, grazie! E forza, cominciamo la lezione! Va bene, ragazzi, sono qui! Silenzio! La lezione comincia!
Oggi ho una sorpresa per voi. Un test? No! Eh? Chi è? Ho preso del cioccolato a uno studente. Ok, sì, arrivo subito. Ah, il test. Mettetevi al lavoro. Lo facciamo? Cominciamo. Prima controllare il corridoio. Via libera. Cancelliamo la lavagna. Come se nessuno ci avesse mai scritto. Ora il prossimo passo. Sarà molto sorpreso. Il cuore è un tocco di classe, lo so. Lo coloro per renderlo più bello. Copriamo bene anche il pennarello. Sì, è la trappola perfetta. Sta tornando. Andiamo a posto. Ottimo lavoro. Adoro il cioccolato. Oh, che bel messaggio, ragazzi. Oh, ragazzi, grazie per il pensiero. Ma la lavagna è solo per gli insegnanti. Eh? Che cos'è? L'ha trovato? Ha trovato il messaggio? Chi è il responsabile? Anch'io posso scrivere messaggi. Insufficiente! A entrambi! No! Un dolcetto ci vuole sempre! Niente cibo in classe, forza! Cavolo, non è giusto! Guarda cosa ho nella manica! Consegna anche questo! Questa non ci voleva! Conoscete le regole sui dolci? Non lo sopporto! A tutti quegli snack sulla cattedra! Sapete una cosa? Ho un'idea! Ehi, ascolta il mio piano! Geniale! Ti aiuto! Sarà fantastico! Mi scusi, prof, potrebbe aiutarmi con questa domanda? Bene, l'ha distratto. Fuori il sacco della spazzatura. È stato facile fare il buco. Ora lo rimetto a posto. Oh, i dolci sono proprio lì. Che pensi di fare? Volevate ingannarmi, eh? Tornate a posto. Vi piacciono questi dolci? Bene, dritti nell'immondizia. Il piano sta funzionando. Stanno cadendo dal sacchetto. Cosa? Voi due! Ferma lì! Non sono ammessi né cibo né bevande! Tutto a posto, ora puoi andare! Questi ragazzi infrangono sempre le regole! La prof sta sequestrando il cibo! Prenderà le mie merendine! Sono bloccata. Eh? Ho un'idea. Prendo il tubo di Pringles e ci metto il nastro adesivo. Perfetto. Ora attacco i dolci. Tutti quelli che riesco a metterci. Eccellente. Lo farò su entrambi i lati. Ok, speriamo che funzioni. Infilo la mano nel barattolo
Manca solo la garza, importantissima. Avvolgiamola intorno al braccio. Bene, abbastanza convincente. Mi sono fatto male a ginnastica. Fa vedere qui. Oh, giusto. Oh, che male. Oh, povero caro. Entra. Wow, cosa hai fatto al braccio? Guardate e imparate, amici miei. Esatto, ci ho nascosto degli snack. Wow, incredibile. Uno per te e anche per te. Punizione! 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 Che cosa? Oh, ok, vado via da qui. Questo è quello che pensi tu? A cosa serve la matematica? Ok. Tutto quel gesso. Whoops! Ora basta! Shh! Era solo uno starnuto! Il gesso non soleticherà il mio dinaso! Ah, ottimo! Oh! Ecco come si starnutisce! Non credo sia salutare! Ora dove eravamo? Divertiamoci un po', che ne dici? Ci sono quasi! Sì! Hai paura di starnutire, eh? Niente di meglio di qualche spezia per solleticare il naso! Devo fare molta attenzione! Basta una sola goccia! Questo è molto più divertente della matematica! E fatto! È pronto per essere usato! Non vedo l'ora! Phew! Il raffreddore non mi dà pace oggi! È una cosa incredibile! Oddio! Achoo! Wow! Oh! Aia! La mia faccia! Oh, accidenti! Achoo! Wow! Avrebbe dovuto avvisarmi! Non voglio starnutire più! professore? Cosa ci fa lei qui? Occhio! Come no? Achoo! Ah! Ah! Mi dispiace tanto, professoressa! Aspetti! Oh, wow! Ma, oh, sono così imbarazzato! Eh? Salsa piccante! Oh! Salsa piccante! Olivia, punizione! Ah, oh, non sa stare a uno scherzo! Una pazza! Se solo la matematica potesse abbracciarmi! Potrebbe mai essere più noioso! Non sta nemmeno prestando attenzione! Il che significa che è tempo di divertirsi! No! Sul serio! Molto bene! Devo bagnarlo tutto! Cosa diavolo? Non credo proprio! È un progetto scolastico, professore! Come se uno sguardo maligno potesse fermarmi! Penna numero 2 in arrivo! Cosa sta succedendo laggiù? Smettila! Smettere cosa? Non c'è niente da vedere qui! Sto solo scherzando! Qui piove colla! E ora del glitter! Guarda che casino, non è fantastico? Sulla mia scrivania è come Natale! Olivia! Quando è troppo è troppo! Che cosa? Non sto facendo niente di male! Credi che io sia nato ieri? È solo la solita cancelleria! No, dammi qua! Ma ce l'ha con me! Guarda la sua faccia compiaciuta! Professoressa, ma non è bellissima oggi? Questo è per lei? Wow, per me! Voglio vedere mentre lo apri! Immagino di poterla accontentare! Oh! Accidenti! Professoressa, è colla! Ed è finita nei miei capelli! No! Ah, che spettacolo! Tu! Punizione!
Che cosa? Ancora? Io? Ma dai! Vado! La lettera A è incredibilmente versatile. Ora vediamo. Odio l'inglese. Qualche domanda? Oh, ti sto annoiando? Ehi, svegliati! Questa è la scuola, non la tua camera da letto. Svegliati subito! Non mi dai scelta! Niente più sonnellini! Era proprio necessario! Molto meglio! Sono sveglia ora! Gli piace quel megafono, eh? Gli darò un assaggio della sua stessa medicina! La prossima volta che la userà, otterrà molto più di quanto si immagini! Sono geniale o cosa? Devo solo rimetterla a posto, lentamente! Facile! Ecco, ora mi godrò lo spettacolo! Capito? Dormi di nuovo! È semplicemente ridicolo! È ora di svegliarsi! Claire! Cavolo! Funziona ogni volta! Ciao! Oh, grazie per avermeli portati! Hai qualcosa proprio lì? Qui? Ho capito! No, sul mento! Le labbra? No, è un po' ovunque! Ora va meglio! Ti faccio vedere! Oh! Io, questo è troppo divertente! Che cos'è? L'inchiostro nero! Ah, cascato! Che figura! Oh no! Mi dispiace, ne parleremo più tardi. E tu? Punizione! Adesso! Io? Punizione! Ne è valsa la pena, come vuole! La mia vita è rovinata! Non posso credere di essere ancora sveglia. Sfruttiamo la situazione al meglio. Posso fare lo scherzo perfetto. Ups! Olivia? Ups! Cosa sta succedendo qui? Oh! Beh, dammi qua. Ok. Stupidi scherzi. Ora come faccio a stare sveglia? Come fanno a ridere per queste stupidaggini? Ora torniamo alla matematica. Lei di nuovo. Grazie. Si sieda. Si siederà lì per davvero? Aspetta! No! Oh mio Dio! Accidenti! Mi dispiace così tanto. Non potrò più mostrare la mia faccia! Tu! Io! Tu! Punizione! Non è stata nemmeno colpa mia! Qui non c'è mai giustizia! Ah, come ho potuto lasciare che accadesse? Non troverò mai l'amore! Ah, sono così annoiata! Chissà quanto potrò allungare questa gomma! Probabilmente fino al prof! Ma guarda quegli stupidi baffi! Gomma da masticare, sul serio! Che cosa? Non è niente di che! Ho detto niente gomma! Beh! Che cosa? Oh, i miei occhiali! I denti! Oh. Non li trova? Ma io sì! Non riesco a vedere niente! Presi? Che schifo! Farò in modo che non vadano da nessuna parte! Solo qualche piccola goccia. E ora serve qualcosa di appiccicoso. Delle gomme. Questi denti hanno bisogno di una sistemata. Ecco qua. Ah, i miei occhiali. Ecco qua. Molto meglio. I miei denti. Ta-da! Ecco. Ora tornate al lavoro.
Buongiorno e salve, ragazzi! Ah? Accidenti! Ti ho portato uno spuntino! Che dolce! Oh! Oh! Che cosa? I tuoi denti! Che figura! Sì? I tuoi denti! Ah? Sono belli, eh? Non lo capirà mai! Aspetta, non capisco! È troppo forte! Oh, che cavolo! Perché continuavo a parlare dei miei denti? Oh no! Mi sento davvero strano! Tu! Io! Punizione! Per cosa? Oh, ok, vado! Questa ragazza mi sta rovinando la vita! Ti piace divertirti con gli amici? Allora adorerai i nostri scherzetti epici! L'importante è farli e non esserne la vittima. Manca solo un'ora a pranzo. Ehi, era Jared. Adesso sono cavoli di Kevin. Piano piano. Oh, accidenti! Ancora un passo. E via! Wow! Ehi, è il tuo braccio, che cos'è successo? Dammelo, Jared, mi serve, vedi? Ehi, Jared, stai bene? Sto bene, vedi? Oh, era uno scherzo! Dai, su, certo! Fatti aiutare! Troppo forte, ehi! Facciamolo a qualcun altro! Psst! Kevin! Vai, 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 vai! Non dire altro! Le cose stanno per diventare appiccicose! Solo un goccio sulla scrivania e la tazza non si muoverà più! Mi sembra ben fissata, sì! È davvero super colla questa! Tutto pronto! Si va in scena! Voi ragazzi non stavate facendo danni, giusto? Eh no! Bene! Allora, dov'ero? Sta per succedere! Non capisco! Dai! Alzati! Su! Go! Non ce la faccio! Adesso basta! Oh oh! Devo concentrare tutte le mie forze su questa tazza! Oh sì! Che buono! E adesso che mi dite? Ti giuro che non me l'aspettavo questa! I palloncini sono perfetti per gli scherzi! Arrivando. Ehi, siediti qui, ok? Grazie! No! Il pranzo! Ma che diavolo è successo? Jared! Ehi, era uno scherzo, rilassati! Ah, l'ho finita! Torno subito! Che cosa mangio adesso? Beh... I palloncini sono l'arma preferita di Jared, giusto? Ma posso usarli anch'io. Questo non mi serve. Ci sta proprio bene, vero? E con i condimenti giusti non lo riconoscerà mai. Vediamo se questo gli piace. Altra soda per me. Che cosa? Ma che hot dog è questo? Non riesco a non ridere! È troppo forte, vero? Ma come ci è entrata lì dentro? Pensate di essere furbi, vero? Ma non nella mia aula, capito?
che noia. Un giorno mi ringrazieranno. Di sicuro. È così difficile. Kevin, il prof si annoia più di noi. Lo facciamo? Oh, sì. Usiamo il rossetto. Troppo forte. Dai, dobbiamo fare silenzio. È proprio svenuto, vero? Tu va da quella parte. Attenzione. Bastano poche strisce così. Farai il solletico. Ok, mettigli giù la testa. Perfetto. Sì, molto bene. Dai. Siamo dei geni. Oh. Fate i bravi adesso. Che cosa avete da guardare? Dovreste essere sommersi di compiti. Sta calma, calma. Ehi, che si dice, nerd? L'equazione! E allora? Prendi tutto troppo sul serio. Upsi. Grazie. Anche no, maleducato. Il mio giocattolo. Dovrei condividerlo col mio amico, giusto? Gli prenderà un colpo. Facciamolo! Oh, che c'è? Non sarà così terribile. Eccolo! Oddio! Ma quanto è grande! Non lasciarlo, ti supplico! Mi mangerà vivo! Muori, insetto! Devo andare via da qui! Oh, salvami, amico! Va bene, qualcuno vuole venire qui a provare? Accidenti! Non guardi noi! No, la prego! Non riesco a reggere la pressione! Jared! Io! Oh, mi dispiace. Ecco a te. Vediamo. Credo che manchi l'inchiostro, prof. Oh, allora prova uno di questi. Ma che fortuna. Allora riprovo, ok? Sì. Sto morendo qui. Ecco qui. Un'arancia. Tieni. Ups. E adesso? Come rimbalza. E va anche al ritmo. Dacci dentro, arancia. Ma che cosa ci faccio? Apri e spalma. E spalmo. Meno male che è così succosa. Oh, mi si stanno stancando le braccia. E adesso? Prof, non funziona. Vede? È proprio scarico. Fammi vedere. Ah, non scrive. Strano, va bene, siedi. Mi hai salvato, bro! Ragazzi, adesso useremo il gesso. No! E le ho detto, non sono mica scema, sai? Ehi! Grazie per aver condiviso. Non ce l'hai neanche chiesto! Ma che sfacciato!
Oh, che paura. Tranquillo, Kev, ci penso io. Nessuno prende in giro un mio amico. Sofia? So io cosa fare. Non capisco. Sofia? Che belle scarpe che hai. Buona fortuna nel camminarci. Visto che sei attaccato al tavolo. Geniale! Dove sei? Finalmente. Guarda. Ehi! Che ne dici di una corsetta? Via! Il cappello! Torna qui! Wow! Oh? Ma cos'è successo? È stata colpa mia! Sei proprio un guastafeste! Andrà meglio la prossima volta. Che noia questa lezione! Mi si chiudono gli occhi! Come fa Tina ad addormentarsi così? Ehi, Lexi! Che c'è? Credo che dovremmo divertirci con Tina! Stai dicendo quello che penso? Ah sì? Ci sto, facciamolo! Shh, non svegliarla! Qui, ecco il punto! Ok, sono pronta! Possiamo usare questo! Esatto! Mettiamo la bottiglia sul quaderno! Hai la fascia! Ok, ci siamo! Sarà bellissimo! Non vedo l'ora! Sta per succedere! Ecco qua! Cosa è successo? Sono fradicia! Oddio, troppo divertente! Siete state voi! Che disastro! Il compito peggiore che abbia mai visto! Cioè, nemmeno il nome ha scritto bene! Questo è un 4! Come si fa a sbagliare così tanto? Andiamo avanti! Peggio mi sento! Oh, aspetta, questo va bene! Sono sorpresa! Un 10 pieno! Wow! Ci sta volendo una vita! E ancora manca un sacco! Ho bisogno di una pausa! Ci sarà un modo più facile! Aspetta, credo di sapere cosa fare! Mi serve un anello come questo! Applico la colla sulla superficie. Poi ci attacco un pezzetto di gomma piuma. Poi disegno il voto 4 con la pistola. Faccio con calma. Non voglio che nessuno valuti le mie capacità artistiche. Sembra ok. Faccio un altro cerchio. Stavolta col voto 10. Così sarò più veloce. Mi metto gli anelli. E ora diamo i voti. Premo l'anello sul foglio. Wow, ha funzionato, sì! È molto più facile ed è un modo per tenere a bada lo stress. E ora il prossimo compito. Aspetta, ho già finito. I miei gioielli preferiti. E ora posso rilassarmi. Finalmente è andata via. Dai, veloce! Ma cos'è? Che strano questo anello. Liam, guarda! Cos'è? Ho trovato un anello. Carino. Guarda, ce n'è un altro. Mi sta perfetto. David, guarda! Wow, che bello! Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Non ti muovere. Ah, e perché? E dai, mica è giusto! Ora sei nei guai! Fatti sotto! Ma che... Ragazzi, smettetela! È il meglio che sai fare! Smettetela! Che credete di fare? Ha iniziato lui. Che ridere che fai! Anche tu! C'è poco da ridere! Datemi gli anelli! Forza, datemeli! E ora via di qui! Facevano ridere, in realtà! Qualche altro adesivo e il quaderno sarà pronto! Gli unicorni non bastano mai! Wow, ha un aspetto magico! Meglio andare in classe! Non vorrei arrivare in ritardo! Non vedo l'ora di far vedere il quaderno a tutti! Saranno tutti invidiosi! Lo metto qui! Cosa? E quale sarebbe l'idea geniale? Hai copiato il mio quaderno? Ma di che parli? Aspetta un secondo. Oh! Me ne vado! È andata via! Che imbarazzo! Non ci credo, stesso stile! Aspetta, so come sistemare. Mi serve solo questa penna. Inizio disegnando un cuore su questo post-it. Poi inizio a colorarlo.
Questo rosso è perfetto. Aggiungo qualche sfumatura per farlo risaltare e poi lo taglio. E ora lo attacco sulla carta forno e lo copro con lo scotch. Lo appiano perché non voglio ci siano pieghe e ora posso tagliarlo. Taglio leggermente più in fuori del cuore. Ho fatto altri disegni e ora posso ridecorare il quaderno. Inizio con la fragola. Tolgo la carta forno e lo attacco al quaderno. Molto meglio, come mi piace! Altro che unicorni! Ciao Nomi, come va? Bene! Wow, che belli sticker! Sono strepitosi, non è vero? Li ho fatti io! Guarda, Alexia, gli stessi! Oddio, che strano! Questa cosa deve finire adesso! Può esserci un solo quaderno con gli sticker! Decide Naomi! Cosa? Ah, scherzetto! Sì, è stato, divertente! Andiamo in classe! Ah, che giornata! Finalmente mi rilasso! Una lista di cose da fare! No! Numero 1, pulire la camera, fare i compiti! Non è giusto! Facciamola finita! Potrebbe volerci un po'! Forse posso saltare direttamente al 2! I compiti non sono mai divertenti, che altro devo fare? Oh, Nino! Ehi, cucciolo! Era meglio rimanere a scuola! Ehi, mamma! Ecco il mio ometto speciale! Ti servirà questo! Oddio, grazie! E non dimenticare la lista? Dico sul serio! Certo che no, purtroppo! Volevo solo giocare ai videogiochi! Non ho mai tempo per me! Forse potrei giocare un pochino! Devo pur divertirmi, no? Liam, come va con la lista? Oh, Liam! Guarda che disastro! Io non raccolgo nulla! Troppe cose per la lista, era così facile! Sì, fammi vedere questo pop-it! Penso di sapere come rendere più interessante questa lista! Torno subito! Per prima cosa devo tagliare una parte di pop-it, questa parte qui! E ora mi serve la lista, mi serve un evidenziatore! Premo altri due evidenziatori sulla punta, così si mescolano i colori! Così quando scrivo viene un fantastico effetto colorato, così! Credo sia pronta! È ora di farla vedere a Liam! Ah, sta ancora dormendo! Rimango alla porta! Meglio fare piano! Dorme come un bambino! Ma non per molto! Cos'era? Aspetta, è diverso! Vediamo! Sembra divertente! Aspetta, prima devo mettere la camera in ordine e devo pulire più spesso! Non lo sapevo! Nino, che schifo! Bella passeggiata! E ora posso premere il pop-it! Ho fatto tutto! Mamma? Sì, tesoro? Wow, tutto pulito! Si vede anche il tappeto! Che bravo che sei! E dai, non voglio più aspettare! Stai bene? No! Devo superare questo esame! Mamma, papà, guardate, ho preso 10 più! Sapevo che sarebbe stato facile per te, siamo molto fieri di te! Sei quello intelligente della famiglia! Sarei un eroe! Oh, eccoci! I risultati sono pronti! Speriamo sia un buon voto! Credo di star per vomitare! Devo dire che sono sorpreso! Eccoti, Lexi! Ecco il tuo, Liam! Non voglio vedere, ma devo sapere! Vai prima tu, Lexi! Ok, è solo un voto! Wow, ho preso 10 più! Non ci credo! Improvvisamente non mi sento più sicuro di me. Speriamo bene. Qual è il peggio che possa accadere? Ma non ci credo, ho studiato un sacco! E ho preso solo 4! È un disastro! Mamma e papà saranno delusi. Un 4? In questa casa? Io non ho figli! Vattene via! Non voglio asini sotto al mio tetto! Forse è un po' drammatica. Non voglio diventare un senza tetto e ora che faccio? Cos'è questa roba? Oh, una vecchia gomma. Che schifo. Questa giornata non fa che peggiorare. Aspetta, so come prendere un voto migliore. Vale la pena provare. Ma mi servirà questa penna. E una pistola per colla caldo. Metto la colla alla fine della penna. Copro il retro così. Deve essere spesso. Ok, basta così. E lo premo sul voto. Poi applico un po' di pressione.
Aspetta, non sta guardando nessuno, vero? E ora alzo la penna. E il 5 è sparito. Wow, è stato facile. Prendo una penna rossa. Un 10 più. Realistico. Poi aggiungo un cerchio per coprire il segno della colla. Non se ne accorgerà nessuno, sono un genio. Chi ha bisogno di studiare? Mi sa che questa gomma ha ancora un sapore. Menta, lo faccio vedere a mamma e papà. Oggi facciamo il compito di matematica. E sarà difficile. Molto difficile. Ho studiato un sacco, posso farcela. Ah, odio la scuola. Preferirei andarmene al parco. Come va, nerd? Buona fortuna con il compito. Ne avrei bisogno. E il test inizia ora. Oh, ok. Wow, difficile. Perché ti stressi? È solo un test. Oh, questo è facile. Devi solo essere preparata. Ho le risposte a portata di mano. Perché studiare quando puoi barare? Non avrei mai passato, se no. A quanto pare il compito andrà bene. Ok, iniziamo. Dovrebbero copiare tutti agli esami. Oh no, ho un vuoto totale. Lexi, ehi, non puoi farlo. Bassa la voce. E concentrati sul tuo di compito. Ma non è giusto. Lo so. Ops, mi è scivolata la penna. Hai fatto cadere tu la mia penna. È stato un incidente. Beh, meglio che non risucceda. Non ho tempo per questa cosa. Devo sbrigarmi, le faccio vedere io. Come sei immatura. Ehi, perché lo hai fatto? Gli imbroglioni non vincono mai. Sì, beh, io prendo i tuoi occhiali. No, mi servono, non vedo nulla. Per fortuna ne ho un paio di riserva. Smettila di fare la cattiva. Certo. E ora che faccio? Non riesco a leggere le risposte. Aspetta. No, non aiuta. O forse no. So come risolvere. Uso questa penna per colorare le lenti. Così dovrebbe andare, ok? Proviamo. Li tengo sopra il foglio con le risposte e la risposta si vedrà come per magia. Sembrano un paio di occhiali da sole. Meglio finire il compito. Ah? Eh? Cos'è stato? Ehi, Lexi, è per te. Per me? Davvero? Chissà cos'è. Non vedo l'ora di scoprirlo. Oh, Miles, ci stai provando? Ma non posso negarlo, sono troppo forte. Dovremmo uscire dopo. Odio questa lezione, che noia. Magari potessi andare a casa. Allora chi si offre volontaria? Io, scelga me. Oh, beata te. Vedrai che ce la fai, su. Come dovrei calcolarlo a mente? Ehi, mi dai una mano? Ok. Devo prendere la mira senza sbagliare. Le matite, mira alle matite. Oh, com'è caduto? Qualcuna di voi ha tirato qualcosa? Intanto lo raccolgo. Sì, l'ho distratta. Arrivo. Scambiamoci di posto. La prof è ancora distratta. Ok, devo rifarmi un po' il look. Via gli elastici dai capelli. Ok, l'aspetto è a posto. Adesso devo solo recitare. Ecco qui, raccolte tutte. Comincia pure a calcolare l'operazione. Va bene. Il primo numero è il 2, quindi traccio due linee. Il secondo è l'1, quindi aggiungo una linea. Poi altre tre linee nell'altra direzione per il 3. E le ultime due linee per il 2. Adesso traccio questi archi. Ecco fatto. Adesso tocca i puntini. Ne faccio uno per ogni intersezione. Qui ce ne sono 6. Qui in mezzo ce ne sono invece 7. E qui infine ne abbiamo 2. A posto. Adesso combiniamo le cifre. E 672 è la risposta. Un gioco da ragazzi. Vediamo. L'hai risolta. Straordinario. Bravissima. Ok. Avete pochissimo tempo per calcolare il risultato. La risolverò io per prima.
Vedremo. E tre, si comincia. Guarda come si danna l'anima. Ma che fa, non comincia? Vorrà dire che finirò io per prima. E adesso che fa? Si sistema le unghie. Totalmente ridicola. Possibile che non le importi niente? Il caffè. E dove l'ha preso innanzitutto? E la merendina. Già che c'è, non pranza. Io continuo a lavorare qui. Fatto. Cosa? Ma come... com'è possibile? Io non ho ancora calcolato il risultato. Lei ci mette impegno. Io ci metto il cervello. Basta scrivere il primo numero qui sopra e il secondo invece qui a fianco. Ok, 3 per 7 è 21. Scrivo il numero in quest'angolo. Poi vediamo... 7 e 1. Facilissimo, fa 7. Il 7 va qui al centro e infine... 7 per 4, 28 e via nelle ultime caselle. 1 più 0, 1 e adesso le prossime. 7 più 2 fa 9, lo scriviamo qui. E così anche l'ultimo numero 8. Ed ecco la risposta, ragazzi. 2198. Risolta. Ah, non esiste un metodo più facile di questo. Vediamo, ecco il pennarello che mi serve. Posso cominciare a scrivere adesso. Oh, Kevin ha dei capelli così belli. Ed è dolcissimo. Con te carino. Lo guarderei tutto il tempo. Stavo sognando ad occhi aperti. Oh no, ho disegnato il suo nome dappertutto coi cuoricini. Oh, ok, niente paura. Ho il cancellino. Ma che fa? Non se ne va! Non viene via! Forse ho usato un pennarello indelebile. Oh, magari un po' d'acqua aiuterà. Prendo un bel sorso. E adesso sono pronta. Via, olio di gomito! Ha? Forza, 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 cancellati! Niente da fare, neanche così viene via. Oh. E adesso che faccio? Sarò lo zimbello di tutta la classe se qualcuno lo vede. Oh. Oh? Qualcosa non va qui? Sì, non riesco a cancellare. Tranquilla, ho un trucchetto che ti aiuterà. Ti serve questo qui. Dovrai ricalcare quello che hai scritto col pennarello indelebile. E intendo proprio tutto. In questo modo. E adesso sotto col cancellino. Visto? Il cancellino fa il suo dovere adesso, senza la minima fatica. Ta-da! Niente più Kevin indelebile sulla lavagna. Oh, che gran sollievo! Oddio, arriva Kevin! Figuraccia evitata per un pelo. Tranquilla, ho la bocca cucita. Voglio questa matita più appuntita possibile. Oh no, arriva uno starnuto. Ehi, posso... Acciù! Oh, scusa tantissimo. Però, quanti residui di matita! Mi sento in colpa! Un attimo, io so cosa funzionerà! Oh sì, ho la soluzione perfetta! Non capiterà più una roba del genere! Ecco qui la mia confezione di Tic Tac! Tolgo via le caramelle e tengo la scatolina! Il temperino ci andrà a pennello! Richiudo la scatola come era prima... E adesso posso temperare senza fare un disastro. Posso farti quelle domande adesso? Ma certo, ho la soluzione, vedi? Wow, davvero geniale!
Userai questi trucchetti in classe? Faccelo sapere nei commenti. Non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al canale per altri video come questo. Adoro il ramen! È così buono! Ciao, Olivia! Sembra davvero gustoso, sarebbe un peccato se qualcuno lo rovinasse! Non riesco a smettere di mangiare! Aspetta, questi non sono noodles! Ah, ti ho fatto uno scherzo! Tu cosa? Uffa, non è giusto, però! Ehi, dove siamo? Ho pensato potesse essere divertente! Iniziamo! Ok! Oh, guarda un po'! Abbiamo i noodles! Ah sì? Che delusione! Speravo in qualcosa di meglio! Che cos'hai tu? Non lo so! Ma sono emozionata, allora non apri? Sì, vediamo! Ma cos'è? Non capisco! È un pezzo di cartone! È uno scherzo! Mi piace questa carta da regalo! Ci sono gli unicorni! Carina! Aspetta, questo mi dà un'idea! Sta a vedere! Per prima cosa separo i noodles. Poi aggiungo qualche goccia di colorante alimentare arancione. Userò il rosso qui. E poi del blu. Chiudo per bene. E agitiamo. Guarda come va. Dovrebbe essere sufficiente. Wow, hanno un aspetto fantastico. Voglio provarli tutti. È come avere un arcobaleno sulla forchetta. Assaggiamo. Che buoni. Aspetta. Wow, lo stai vedendo? È fantastico. E io che faccio? Aspetta, ma certo! È il momento di diventare creative! Disegno un bollitore sul cartone. E lo ripasso con un pennarello. Devo solo seguire lo schema. Dovrebbe essere abbastanza facile. Ecco! Ora taglio via l'eccesso. Perfetto! Ho dell'acqua calda. Ma non è sufficiente. Serve un'altra cosa, il ramen. Guarda qui, è una ciotola enorme di noodles. I miei preferiti. Aggiungo l'acqua calda. Che immaginazione! Ora devo aspettare. Non dovrebbe volerci molto? Penso siano pronti? Mangiamo! Ma avrò bisogno di una forchetta! Facciamolo! Stai guardando? Arriviamo! Wow, sono fantastici! E sono tutti miei! Ahi, sono troppo caldo! Mi sono bruciata la bocca! Oh no, che guaio! Che faccio? Tranquilla, non è per davvero! Oh, giusto! Quasi dimenticavo! Almeno i miei sono commestibili! Sei solo gelosa! Cosa ci hanno messo? Dovremmo essere delle chef! Guarda, una pizza! Ci sarà da divertirsi! Sono così felice! Adoro la pizza! Non sembra molto invitante! Vediamo la mia! Oh, andiamo! Questa non è una pizza! Non so che dire! Forse la mia non è poi così male! Aspetta! Posso renderla ancora migliore! Sciolgo del burro in una padella e ci metto dentro la pizza! Ora ho bisogno di formaggio. Lo cospargo sulla pizza. Mi piace quando è tanto formaggiosa. Non ce n'è mai troppo. Ora metto un'altra fetta sopra. Proprio così. Aspetto qualche minuto e poi giro. Non voglio bruciarla. È un genio della cucina. Guarda quel formaggio fuso. Penso che ci siamo. Togliamola dal fuoco. Non vedo l'ora di mangiare. Doppia pizza, doppio gusto. C'è forse di meglio? Com'è? È meravigliosa! Non ho mai assaggiato nulla di simile! Io che ci faccio con un cartoncino? Credo di poterci fare qualcosa. Lo metto sul tavolo e prendo un righello. Disegno una forma sul cartoncino, simile a un triangolo. Proprio così. Ora lo taglio via e... È ora di mettere in pratica le mie abilità con gli origami. Voglio creare delle alette, che poi unisco per creare un triangolo. Lo capovolgo e inizio a disegnarci sopra. Creo una striscia sottile nella parte superiore del triangolo, aggiungo delle fette di salame piccante e tanti funghi. Un po' di peperone verde. Ho creato un altro triangolo per rinforzare il tutto. Metto il triangolo nella ciotola della pizza ed è pronta. Che ne pensi? Non male, eh? Sei seria? Quella è la tua pizza? Mi tengo la mia. Come vuoi, a me piace. Non vedo l'ora di provarla. Ci sono tutti i miei cibi preferiti. Aspetta, cosa sto facendo? È un po' duretta. Credo di averla cotta troppo. Oh, che seccatura! Adoro il tuo cerchietto! Oh, wow, gelato! Vediamo un po'. Non me lo aspettavo! Io ho della cioccolata! Goditi il cartone! Dovremmo divertirci! Inizierò con questa! Sono golosissima di cioccolato e intendo gustarmelo tutto! Innanzitutto schiacciamo!
È questo il grande progetto? Fidati, so cosa sto facendo. Mi servono delle forbici. Taglio la parte superiore dell'involucro e metto la cioccolata in questa brocca insieme alle altre. Questa era l'ultima. Ho una brocca di panna. La verserò nelle carte delle barrette fino in cima. Ancora una. Interessante. Poi faccio scivolare un bastoncino in ciascuno involucro cercando di metterci al centro. Ora devono raffreddarsi. Devo solo aspettare. Forza, sbrigatevi! Sono pronti? Penso di sì! Pronta per la grande rivelazione? Wow, è proprio come me lo immaginavo! Cremosissimo! Davvero? Dammene uno! Ho cambiato idea! Sono troppo buoni! Sono nel paradiso dei ghiaccioli in questo momento! Almeno un assaggino! E va bene, me li faccio da sola! E saranno i migliori di sempre! Ecco! Inizierò disegnando un triangolo, poi un grande porzionatore. Ora li taglio. Ho apprezzato ogni singolo boccone! Cosa stai facendo? Mai visto un cono prima d'ora? È cartone! Hai sempre da ridire. Allora che cos'è? A me sembra gelato. Sei impazzita! Ah, lascia che me lo goda. Inizierò con questo gusto qui. È una vecchia ricetta di famiglia. Ma non mi fermo qui. Metto un'altra pallina. Lo so, ma non posso resistere. Ne aggiungo un'altra. Perché no? Adoro troppo il gelato. Si può sapere come fai? Non sono io a fare le regole. È più croccante di quanto pensassi. Ma è buono. Sentiamo questo. Wow! Non sai che ti perdi. Stai mangiando tutto. Certo che sì. Pazzesco. Ma a questo punto mi hai incumesso curiosità. Che mi potrà succedere? Ehi, giù le mani. È mio. Ma pensa a te. Che la sfida abbia inizio. È questo il nuovissimo modello di iPhone? Il mio è così. Osiamo? Scopriamo qual è commestibile. Il mio non si taglia. Allora significa che io ho la torta. Vedi? Che cosa? L'hai appena tagliato a metà. Scommetto che anche nel mio c'è la glassa. Devo solo trovarla. Questi cosi sono piuttosto forti. Claire, no! Adesso mettiamola alla prova. Povero telefono, davvero non se lo aspettava. No, ancora niente. Ma voglio un po' di torta. A cosa mi serve un altro telefono? Ah! Ma così si è rotto lo schermo. Alla fine non è poi così resistente, eh? So cosa ci tirerà su di morale, qualche fetta di questa. E basterà per tutti. Scommetto che posso fare più pezzi. Guarda quanti quadratini. Avranno un buon sapore? C'è solo un modo per scoprirlo. Mi è già venuta l'acquolina in bocca. Cosa sta succedendo? Penso tu stia suonando. Scusami. Fammi provare. Oh, guarda la fotocamera. So di torta. No, non il flash. Scusa. Non sai mai quando è acceso. Bene, bene, bene. Che abbiamo qui? Quanto pensi valga? $1 milione. Ok. Se ne sono andati tutti. È il momento di entrare. Pesantina, eh? Ehi! Dove pensi di andare? Ridammela, ladra! Guarda che hai fatto! Tu vieni con me! Cosa è successo? Perché ho le manette? Così è meglio. Cosa? Ma dove siamo? Ah, mi sa che è una chocolate challenge. E direi proprio che accettiamo. Effetto sorpresa, ok? Ok.
Carini, vero? Quasi troppo carini per essere mangiati! Amo la frutta secca! Sono mandorle! Dai! Non posso più aspettare! Deliziose! Mi sento diversa! Ok, molto diversa! Saluta la nuova regina degli unicorni! Ah, voglio provarla anche io! Dolcissima! Aspetta un attimo! Sono anche io un unicorno! Non proprio! Non è giusto! Questo non conta come un corno! Vorrei esserlo! Ehi! È tutto ciò che ho! E via! No! Via! Ok, basta! Alziamo! Particolare questa lampadina! Di che odora? Conosco questo odore! Sì, è decisamente cioccolata al latte! Yum, super croccante! Guarda, dentro è vuota! Impressionante! L'hai solo morsa, no? Io non riesco nemmeno a prenderla! La tua è sempre buona! Certo che sì! Oddio, cos'è questa luce? Più luminosa di un albero di Natale! Viene da dentro di me! Sei una lampada ambulante, Tina! Figo, vero? Ok, ne ho abbastanza! Non è stato così divertente! Ehi, so come farti divertire! Ci serve solo un po' di elettricità! Wow, hai visto? È semplice elettrostatica, ora aiutami! Sì, muovi i capelli! Funziona alla perfezione! Ho avuto un'idea ancora più bella! Scompigliamoci i capelli tutte e due! Pronta? Via! Sento proprio che si sta producendo qualcosa! Accendiamo questa lampadina! Dammi la mano! Wow! Quanta luce! Direi che abbiamo illuminato per bene il mondo! Niente più buio, eh? Inizio io! No, inizio io! Ho sempre voluto una macchina tutta mia! Non pensavo ne avrei ricevuta una di cioccolata! Facciamo un giro di prova! Brum brum, baby! Ma dai, è una macchina di cioccolata! Vediamo quanto può correre! Le ruote andrebbero oliate! Attenzione al piatto! Tu e i tuoi giochi! Sul ponte e poi nel tunnel! Gnam! Cremosissima! È buonissima! Sei gelosa? Anche io ho una sorpresina! Aspetta un attimo! Queste chiavi sono vere! È ciò che penso sia! Oddio! È la mia nuova macchina! Oh, ci credi? La mia macchina nuova di zecca! Roba seria! Ok, ciao! È questa, vero? Ed è rossa! Spero sia uno scherzo! Sei già tornata! Beh, che è successo? Non era ciò che mi aspettavo! Cioè? Sono le chiavi di questa macchina! Più grande non significa sempre migliore, vero? Deve far ridere! 1, 2, 3! Ehi! Che succede? Ma è ingiusto! Questo invece non è per niente ingiusto! Adoro il Pop-It! Nocciole fresche! Wow, che spuntino! Come le metto insieme? Mi viene in mente una cosina! Iniziamo! Assicurati che la cioccolata si distribuisca in ogni buco! Siamo a metà! Ma che diamine! Perfetto, ora la parte più divertente!
Ecco qua, per ogni buco. Devo pensare in modo intelligente. Ta-da! Apritevi, dai! Ah! Che capolavoro! Ma manca un ultimo step. Ecco! Ah, è stata tosta. Tina, che stai facendo? Ecco il mio capolavoro di cioccolata. E ora aspettiamo. Che noia! Non ancora! Uffa, mi sto annoiando da morire! E dai, aprila! Wow! Non è incredibile! Tirale fuori! Ho fatto delle barrette di cioccolata! Tocca a me! Adoro questo gioco! Ma non ho la cioccolata! Wow! Guarda che roba! Piovono caramelle, amici! È incredibile! Guarda come escono! Rimane solo una cosa da fare! Wow! Sembrano deliziose! Posso? Ciò che è mio è tuo! Ferma! Inizio io! Ma stavolta faccio un controllo prima! Tu e i tuoi controlli! Guarda cosa c'è nel mio! Non ho mai visto una cosa del genere! Dovevo andare io per prima! Chi dorme non piglia pesci? A questo giro ho vinto io, direi! Ma perché non scrive niente? Non è un vero PC! Oh! È cioccolata al latte super cremosa! E ce n'è un sacco tutta per me! Incredibile! Wow, sembra buonissima! Già, io invece ho un computer vero! Cerchiamo comunque di trarne il meglio! Tu te lo stai sgranocchiando tutto, eh? Non ho visto niente di simile prima d'ora! Più cioccolata c'è, meglio è! Vedo tutto! Stai bene? Direi di sì, sto da Dio! Prendo giusto qualche informazione! Ma che fai? Smettila! Stai leggendo tutto! Ora sì che si ragiona! Grazie per i soldi! Rimettili a posto! Sono i miei soldi, Sara! Mi prendi in giro! Sì, me ne servono un altro po'. Oh, devo porre fine a questa cosa insensata. Beccati questo antivirus, cocca! Funziona? Non riesco a leggere i numeri. Che bello! Non per niente sono una poliziotta. Alziamole insieme! Guarda quanto fumo! È la maschera da $1.000.000! Ed è intera! Wow! Siamo dove eravamo all'inizio! No, non tocchiamola mai più! Phew. Ci vediamo! Ok, decido chi va prima. Di nuovo io! Soda, la mia preferita! La adoro! Proviamo qualcosa di diverso, sì! Userò questa ciotola! Poi ci metto dentro la soda! E ora mi serve solo della colla! Ecco, e ora una bella mescolata! Non ho minimamente idea di cosa tu stia facendo! Non sembra malaccio! Guarda un po', che cosa pazza, eh? Na 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 na! Com'è elastica! Troppo divertente! Divertentissimo! Un'altra soda, ma...
questa lattina è meglio, è una torta! Direi che è il momento di fargliela pagare. Ehi, ho da fare. Ho delle mentine della soda, guarda qui. Ma sei pazza! Ecco qua. Non posso guardare, esploderai! Che dirò alla tua famiglia? No! Che buona questa lattina! Perché mangio la colla? Perché mi fai questo? Ok, la divido a metà. Torta? Wow! Divertiti! Apriamo insieme. Pronta? Via! Oh, lingotti d'oro! Siamo ricche, forse. Uno dei due è falso, vero? Per scoprirlo dovrei assaggiarlo. Forse è questo quello falso. Ok, controlliamo da vicino. Non saprei. Magari dando un morso. No, questo non dovevo mangiarlo. Oh, ma quindi posso farlo io? Ah, sì, questo è un bel lingotto d'oro, se posso dirlo. I miei denti. Aia, che posso fare? Oh, oh. Mi dispiace. A volte la vita è dura, ma la mia torta è deliziosa. Non riesco a smettere di mangiarla. Ehi, un attimo però. Sono ricca. Oh, beh, in effetti hai ragione. Per fortuna ho qui il telecomando della vita reale. Metto in pausa. Sì, ha funzionato. Questo lo prendo io. Vediamo dove nasconderlo. Magari sotto al cuscino. A questo punto sono io quella ricca. Posso tornare alla mia torta? Oh, beh, premiamo play. Ehi, il lingotto! Dov'è il mio lingotto? Oh, vuoi un po' del mio? È buono? No, non lo voglio! E come lo mangio senza denti? Beh, come vuoi. Beh, è il giorno peggiore della mia vita. Potevo comprare dei denti nuovi. Sul serio? Abbiamo a che fare con la carta igienica? Sì, beh, immagino. Spero che sappia di vaniglia. No, in realtà di carta igienica. Chissà di cosa sarà. Immagino di dover coprire la bocca di Claire. Adesso non potrei mangiare la torta. Nick, ma non è giusto! E non posso usare le braccia! Mi stai mummificando! È davvero buio qui dentro, Nick! Non è divertente! E il momento è finalmente arrivato! Ah, dove stai andando? Ha preso l'intera torta! Non ho molto tempo! Qui è un buon posto per mangiarla, giusto? Quella era la mia torta! Voglio una fetta! La metà andrebbe bene, almeno credo! Che fetta! Ed è al cioccolato! E il primo morso è sempre il migliore! Mmm, ne è valsa la pena! Potrei sicuramente usare del latte! Ah, bene! Tieni, Claire, puoi avere questa! Ha ceduto! Sembra un po' secca, però! Ah! Questa è vera carta igienica! Ma è immangiabile! Io! Ma quello è un pipistrello cascato! E meno male che ho questo! Ehi! Come si fa ad aprire questo coso? So io come mangiare questa roba! È un sacco di gomma da masticare! Chissà se riesco a metterla tutta in bocca! Ora la tirerò tutta fuori! Mmm, le mie labbra non si muovono abbastanza velocemente! Gnom! Che buona! Ora guarda, vedi? Wow! Oh, no, no! È ovunque! Puoi dirlo forte! Ma ne è valsa la pena! Adesso posso assaggiare la mia gomma! Se solo sapessi come aprirla! Ci vorrà del tempo! Questa roba è così appiccicosa! Guarda e impara! I triangoli sono la risposta a questa equazione! Perfetto! Ora è della taglia giusta, vedi? Mmm, sa di anguria! Wow! Vedo che c'è qualcosa! Ce n'è ancora uno! Ci penso io, Emma! Ora sono cavoli tuoi, gomma quadrata! Fatto!
Sei stato bravissimo ad affettarla. E questa è per te. Accidenti! 1, 2, 3, via! Cielo, è spettacolare! Pensi che sia vero oro? È decisamente vero cioccolato. Mi tufferò dentro questo dolcetto zuccherino. Prima il tacco. Adesso sì che va meglio. Ma non è giusto. Che cosa ci faccio io con questa? È piuttosto carina però. Sarà della mia taglia? Mi sento un po' come Cenerentola. Mi sta benissimo! Ma dov'è andata? Ah, non è bellissima. Sto arrivando, principessa! Sembra che ti manchi una scarpa. Oh, intendi me? Sì, mettimela, signor principe. Calza come un guanto. Ma sta bene? È soltanto impegnata col cioccolato, non ci fare caso. Proprio non farci caso. Chi ha bisogno di un uomo quando hai lo zucchero? Vabbè. Pronte? Ma sta succedendo sul serio? iPhone gratis! Questo è il giorno più bello di sempre. Guarda com'è nuovo. Non voglio metterlo più via. Se tu hai quello vero significa che io ho quello di cioccolato. Oh, proprio come sospettavo. Queste app non sono nemmeno reali. Come chiamerai con quel coso? Guarda! Non ho mai visto quest'app prima. Wow! È così bello! Immagino che ci sia soltanto una cosa da fare. Non è poi così male. Naomi? C'è nessuno? Sembra congelata o qualcosa di simile. La gente e i telefoni impazziscono, non è così? Sì, infatti. Pronta per un po' di musica? Riprenditi, ragazza! Cavolo, è proprio fusa! Wow! Svegliati! Niente? Non c'è alcuna speranza. Beh, è ora di fare sul serio. Può aggiustarla, dottore? Va male. È un caso difficile. Devo solo esaminare alcune cose. Sì, proprio come pensavo. Devo scoprire che sta succedendo lì dentro. Lo stetoscopio è pronto. Facciamolo! Ok. Non succede molto lì dentro. È come una grande scatola vuota. Ok, rimane soltanto una cosa da provare. Accidenti, è una cosa seria. No, è fuori dalla mia portata. Devi cavartela da sola, ciao. Nemmeno il medico ci è riuscito. Fammi vedere. È leggero. Oh, Naomi si sta finalmente riprendendo. Ma che è successo? Naomi, pensavo di averti persa per sempre. Calmati, Emma, sto bene. Pronta? Dovresti aprire prima il tuo. Oh, non è il cupcake più carino di sempre. È come una piccola pianta. Ma scommetto che non sa di pianta. Sembra buona, sì? Aspetta, ma io allora cos'ho? Oh, non posso di certo mangiarla questa. Odio questo maledetto round. Parla per te. Così cioccolatoso. Buono? Ti piace farmi sentire come una cretina, vero? Ma posso giocare anch'io a questo gioco? Oh sì! E adesso cambierò le carte in tavola.
qualche goccia di questa roba e succederanno cose belle. Guarda questi fiorellini, è così carino adesso. Wow, è così carino! Figo, vero? Guarda! Chang-ching! Ma com'è possibile? Mai sottovalutare la magia? Cominciamo a contare, che dici? Improvvisamente questo cioccolato non è così eccitante. Posso provarci? Avanti, niente banconote, davvero? Perché a me non funziona? Au! Emma non ha il tocco magico, però ha il cioccolato. Sei pronta a scoprire che abbiamo? Wow! Patatine al cioccolato, buonissime! A me non dispiacciono quelle vere. Se mangi tu, mangio anche io. Ne vuoi? Sono super dolci. Ma sento odore di cioccolato. Possiamo fare a cambio? Un po' per te. E un po' per te. Nessuno perde in questo round. Vincono sia il dolce che il salato. Perché non vai tu per prima? Oh, la mia bevanda preferita! Spero che sia bella fresca. Non ti spiace se bevo un sorso, vero? Potrà mai esistere qualcosa di più rinfrescante? E per me? È una soda al cioccolato! Oh, sono troppo felice! Devo assolutamente assaggiarla! Non ci credo! È piena di M&M's! Questo sì che è un tripudio di cioccolato! Vorrei avere anch'io del cioccolato! Naomi, condivideresti con me, vero? Li hai già mangiati tutti! Oh. Ci sono ancora, vedi? Funziona soltanto per te. Oh. Perché non ne verso un po' per te? Funziona, vedi? Non credo finiranno mai. Bene! Oh, Emma! Sono per me! Una festa di cioccolato per due? Che buoni! Aspetta, stavo dimenticando la parte migliore! Figo, vero? È pura bontà cioccolatosa! Decisamente meglio della soda! Puoi dirlo forte? Abbiamo solo un piatto questa volta? È tutto per te? Cosa? Non dovremmo mangiarlo, giusto? Tanto vale vedere che c'è dentro. Questa sì che è una chiave. Pronta per vedere che cosa si nasconde? Spero ci sia qualcosa di buono. La suspense mi sta uccidendo. Pronta? Ah? Dobbiamo pagare per il cibo! Da quando il cioccolato è così costoso? Mi servirebbe proprio un po' di quell'acqua magica. Non ho abbastanza contanti. Deve essere uno scherzo di qualche tipo. Ma che figuraccia! Abbiamo giusto qualche spiccio. Possono tenersi il resto. Ma che strano. Oh, ma sono piuttosto carine. Sai qual è la torta? Questa è spettacolare. Sembra gustosa. Ma non ha un buon sapore. Mi chiedo se sia la mia taglia. Stai bene laggiù, Nick? Vestibilità perfetta! Ho sempre desiderato le Converse! Ta-da! Penso che siano piuttosto fighe, vero? È stato impressionante! Ma ora mi concentrerò sul mio piatto! È ora di darci dentro! Questa cosa è densa! Ecco!
Cos'altro c'è qui? Chi sapeva che una scarpa potesse contenere così tanta torta? È come se non finisse mai! La torta di scarpa ha un sapore fantastico! Il sapore di piedi sarà così! Ecco, ce l'ho fatta! Vediamo se la scarpa mi calza! Come va? Tutto ok! Vuoi vedere, Nick? Super carine, non è vero? Ma sono un po' strane! Chiaramente non conosci la moda! Ma uno spuntino ci vorrebbe! Pensi che sarà buona? Non era sul tuo piede! Ma chi se ne frega! Ehi, almeno tutti mangiano la torta! Abbastanza buona, vero? Ancora affamato? Uno, due, tre, quattro! Sono un sacco di fragole! E sono tutte per me! Wow! Mangerò per prima quella in cima! Oh, com'è succosa! E nel frattempo io... delle uova! Ma saranno almeno cotte! E Liam ha un mucchio di fragole! Queste sono fantastiche! Beh, credo di sapere cosa farci! Farò una piccola crepa nel guscio, quindi verserò il tuorlo in ogni cella! Ne ho fatte una dozzina! Poi metterò il tutto nel congelatore! Wow! E sono pronte! E sono venute davvero perfette! Oh, Liam! Guarda! Accidenti! Non vomitare! Vuoi un cubetto di ananas? Allora facciamo a cambio! Mi sembra giusto! Che fortuna! Sembrano così succosi! Ma questo non è ananas! Beh. Perché ridi, Emma? Oh, forza, non li voglio più! Sei proprio sicura? Metti giù quella padella! Calma, mi voglio solo fare la colazione! Del resto sono uova, giusto? Penso che siano quasi pronte! Figo, vero? Proprio come in un ristorante! Un po' di sale... e sono pronte da mangiare! Buon appetito! Beh, il mio scherzo non ha funzionato come doveva! Cioccolata! Sì, ti seguirò in capo al mondo, cioccolata! Voglio la cioccolata! Adoro la cioccolata! Ma dove sei, cioccolata? Devo trovarti subito! Quanta cioccolata! Mi serve un cucchiaio! Eccolo! Wow! Questo sogno diventa strano! Ehi! Mi sembra di aver sentito qualcuno! Oh, ehi! Cioccolata! Mi ci butto! Wow! Non era solo un sogno, allora! Come siamo finiti qui? A quanto pare mangeremo cioccolata! Perché non apri prima la tua? No, vai tu! Cosa? Trucchi? Beh, che peccato! Tieni, prendili tu! Yeah! Tocca a me! Oh, anche io ho dei trucchi! Non guardare me, non ha senso! Due set di trucchi! Chissà quali sono di cioccolata! Ok, sì, forse è questo! No! Non è questa la cioccolata! Beh, allora questo è il piatto di cioccolata! Me lo riprendo! Sembra proprio ombretto, però! Diamo un morso! È cioccolata, sì! Oh, vorrei averla anche io! Ho avuto un'idea! È il momento di truccarsi un po'! Ma che stai facendo? Ehi tu! Wow! Ecco perché le persone non si truccano così! Oh, mi sta ancora guardando! Ok, stavolta vado prima io!
Wow! La scultura di un cobra! Quanti dettagli! E non solo! È anche fatta di cioccolata! È semplicemente pazzesca! E ora è il momento di assaggiare! Wow! Questa cioccolata è pazzesca! Sembra buonissima! Beh, immagino tocchi a me ora! Ehi! Non è cioccolata! È un vero serpente! Oddio! Un serpente! C'è un serpente! È liscio e morbido! Oh, che carino! No, mettilo giù! Fa paura! Come fai a dire che fa paura? Oh, che idea strabiliante! È ora di incantare il serpente! Ah, preferisco il serpente a questo rumore! Al serpente piace un mondo! A nessun essere con le orecchie potrebbe piacere! Ok, basta ora! Suoni malissimo! Se ne stava andando pure il serpente! Sei solo invidiosa perché io ho un amico serpente e tu no! Questa giornata è orrenda! Vediamo che c'è ora! Verdure? Ma cosa? Anch'io ho delle verdure! Beh, immagino dovremo assaggiarle! A me non piacciono nemmeno i funghi! Aspetta un attimo, è cioccolata! Il fungo più buono al mondo! Buona la cioccolata bianca! Forse anche questa è cioccolata? No, solo un fungo schifoso! Preferisco mangiare i trucchi! A te capitano sempre le cose schifose! Ah sì? Va bene! Portiamo queste verdure a un altro livello! Via! Prendi questo e tagliamo qua! Sono una fuori classe! Hai fatto un'insalata con una spada? Sì, esatto! E ora me la mangio tutta! A volte sei strana! Io mi tengo la cioccolata! Apriamole di nuovo insieme! Ah, stavolta abbiamo delle chiavi! Prova prima la tua! Va bene, ma solo perché sei una fifona! Chissà, magari è cioccolata! Au! Proprio no, non è cioccolata! Allora è la mia che è di cioccolata! Sarà buonissima! Non credevo che le chiavi fossero così buone! Non è giusto! Ho fame! Ehi, che c'è sotto il piatto? Non ci credo! È quello che penso! Una mappa del tesoro! E con la chiave aprirò il tesoro! Ma dove sta andando? Wow! Dove sei stato? Ho trovato il tesoro, come indicava la mappa! Wow! È spettacolare! È uno scrigno pieno di dolci! Meglio di una chiave di cioccolata! Stavolta vado prima io! Oh! Una teiera carinissima! Sembra ci sia qualcosa dentro! Ok, la mia tazza è pronta! Oh sì! Piena di cioccolata calda! Fantastico! Ha un odore pazzesco! Ed è anche buona! Apri la tua! Spero di avere la cioccolata! Ok, ho anche io una teiera, ma fatta di cioccolata! Non vedo l'ora di morderla! E per me, povera me, non c'è niente! No, è mia! Tu hai avuto la cioccolata calda! Uffa, che c'è? Ti prego, ti prego! Sono tristissima qui, senza cioccolata! No, va bene! Posso darti questo pezzetto? Yay, grazie!
Oh mio Dio, è buonissima! No, 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 il resto è mio! Ma è buonissima! Ne voglio altra! Hai già avuto la tua! No! La teiera! Dritta nella spazzatura! Guarda che hai fatto! Non l'ho nemmeno assaggiata! Mi dispiace! Prendi la mia cioccolata calda! Già mi sento meglio! Ehi! Giù quelle manacce! Ma wow! Guarda qua! Una pizza di cioccolata! Oh, spero di averne una anch'io! Non ci credo! Ho una pizza vera con dei soldi sopra! Aspetta, questi soldi sono strani! Ehi! Ma si è spezzata a metà! L'odore è ok! E il sapore è più che ok! Beh, io ho la mia pizza di cioccolata! Ma una pizza vera non sarebbe male! Ehi, vuoi fare a metà? Ok, il meglio del dolce e del salato! Oh sì, assaggiamo queste delizie! Prima la cioccolata! Gnam! E ora quella con i soldi! E io che aspetto? È l'ora della pizza! Ma con quale inizio? Cioccolata o soldi? Non riesco a decidermi! Beh, nessuno mi obbliga a scegliere! Un capolavoro di pizza! Una gloriosa combo di pizza! Ehi, questa combinazione funziona! Come hai fatto a finire così in fretta? Avevo famissima! Oh no! Le due pizze stanno facendo a botte! Oh! Devo andare! Questa cioccolata non è economica! Ehi, iniziamo! Mascheriamoci! Voglio proprio un po' di dolci! Ok, un sacco di dolci! Non ci sta guardando, vero? Fatto! Ehi, hanno rubato la mia cioccolata! Ladri! Oddio, a momenti ci becca! E ora ci godiamo il nostro bottino! Non così in fretta! Vi pentirete di quello che avete fatto! Via! È l'ora della sfida al cioccolato! Eh? Un attimo! Ah, sento odore di sfida! Prima io? No, io! Ce la giochiamo? Il mio pollice è più forte! Ta-da! Non è vero, spero! I teschi mi spaventano da morire! Ma no, non è vero! Oh, grazie a Dio! Dimmi che sono bella! È uno scherzo! E per me? Un teschio di cioccolata! È enorme! Ed è tutto per me! Mmm, delizioso! Ti dispiace se ti mangio? Non mordere troppo! Andiamo dritti al punto, allora! Sì, è proprio cioccolata! E buona per giunta! Posso dare un morso? Non condividi! Beh, mi annoio io! Incredibile quanto si somigliano! Peccato non poterlo assaggiare! A meno che... Idea? Eh? Oddio! È morta! Naomi è morta! Ma quanto tempo ho mangiato? Oh, Naomi! Ah! Il teschio mi è stato utile alla fine! No, oh, via il broncio! Sai che non ti abbandonerò mai! Bene, chi inizia? Occhiali di cioccolato, eh? Non ho mai visto niente di simile! Ma mi sembrano buonissimi! Mmm, non male! Sento l'odore fin qui! E per me? Non vedo cioccolata, però! Carini, dai!
Ehi, sembra tutto diverso. Sembra proprio un altro mondo. Ecco qua. Presa! Ma che succede lì? Thomas? Che succede lì? Thomas, non lasciarmi! Torna alla realtà! Non sono cose vere, amico! Oh. Ehi! Ok, so cosa fare! Che c'è? Sono fighi però, eh? Ci credo che non volevi toglierli! Ehi, ma che... Wow! Presa! Ehi, ridammi i miei occhiali! Accidenti, li hai rotti! Ecco perché non condivido le cose! Scusa, fammi vedere! Oh sì, sono rotti! Ecco qui, puoi prenderli! Guarda com'è triste! Io ho solo questi! Li condivido, sì! Vuoi? Prendi, mi fa piacere! Immagino sia buonissimo! Eh sì, lo è! Prima io? Ottimo! Pesce? Non amo il pesce! Aspetta, non sembra un pesce! Cioccolato al latte divino! Non me l'aspettavo! Questo è un pesce vero! Non sembra di cioccolata, ecco! Mi è andata male stavolta! Wow, è bellissimo! E guarda come cresce e come cambia! Ciao! Sono il pesce rosso magico! Posso esprimere un desiderio? Di sicuro ho fame! Guarda quei cioccolatini! Vorrei quello che ha lei! Ogni tuo desiderio è un ordine! Fantastico! Inizierò con questo! Ma quanto è bello! Eccoci, bocconcino! Thomas! Dove li hai presi? Dammelo! Esaudisci i desideri, eh? Cosa vuoi, Naomi? Più pesci, ovviamente! Ma sul mio piatto! Ogni tuo desiderio è un ordine! Wow! Non sei l'unico fortunato! Potrei mangiarne un milione! Ah! Cosa? Ne hai avuti di più! Ah! No! Ne voglio altri io! No, io! Non ne posso più! Addio! Ehi, dammelo! Thomas, dove sei finito? Non me lo aspettavo! Fammi uscire! Com'è l'acqua, Thomas? Perché non me lo dici tu, Naomi? Che la festa abbia inizio! Guarda come luccica! Non ho mai visto una cosa del genere! Dai! Spostati! Non c'è speranza! Ora sono esausta! Ok? Non è reale, vero? Wow! Pazzesco! Bellissimo! Sono tutte in tiro! Chissà che ho io! Di certo non oro! Ma amo la cioccolata! Grosso, eh? E ha un buonissimo odore! Di sicuro l'oro non ha questo sapore! Ma non diventerò ricco! Come brilla! Ehi! Posso averne un po'? No, è tutto mio! Facciamo a cambio? Oh, ok! Un patto è un patto! Ok, immagino sia equo! Buon appetito! Ah, che male! Prima ce l'avevo in bocca, questo! Gnam! Oh no! Il mio super giacchetto dorato! Non avrei dovuto fare a cambio! Odio questo round!
pronti? Apriamo insieme! Sante patate! E cioccolata! A ciascuno il suo, no? Ehi! E se dessi una bella scossa? Sì, io però mi concentro sul mio. Potrei usare qualche salsa. Mai dire no alla doppia cioccolata? Bello intinto! Sarà delizioso! Oh sì, quasi pronto! Tutto ok, Thomas! Ora gusterò anche io le patatine! Patatine classiche, le adoro! E la salsa? Formaggio piccante! Inizio! Oh sì, super cremosa! Davvero una delizia! Come sono le tue, Thomas? Niente, sta nel suo mondo di cioccolato! Se voglio la sua attenzione, devo rendere tutto un po' più piccante! Salsa piccante e cioccolato, no? Qualche goccia basterà! Devo di nuovo inzuppare! Ottimo! Ma sta iniziando a fare caldo! Oh, è solo la mia bocca! Aspetta, ha bisogno di aiuto! Aspetta, soccorsi in arrivo! Tieni duro! Oh, credo di avercela fatta! Non è stata una buona idea! Mi spiace, Fra... Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video!